Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera amici di Focus Sanità, siamo qui come sempre negli studi di Teleprima per chiacchierare con il nostro ospite odierno delle varie tematiche della nostra sanità e ovviamente collegate all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Questa sera insieme a noi per la prima volta negli studi di Teleprima il professor Nicola Coppola dell'unità operativa complessa malattie infettive tropicali a direzione universitaria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera ai telespettatori. Grazie come sempre ai telespettatori che sempre ci seguono. Vi ricordo che ci potete seguire anche in streaming per chi ovviamente è fuori dalla Campania o per chi ci volesse seguire anche in movimento e non è a casa. E poi le repliche ovviamente nella giornata di domani alle 7.30, alle 9.30 e alle 16.30. Allora, professor Coppola, ne parlavamo un po' prima anche a microfoni spenti. Il suo è un reparto veramente grande, impegnativo, che affronta tantissimi tematiche. Le ha Caserta dal 1 gennaio 2018, anche se conosceva già la realtà dell'azienda ospedaliera casertana. Prima di tutto, come si trova, come è stato il ritorno casertano, come è stato il suo avvento a Caserta? Sì, io appunto dirigo questa unità operativa dal 1 gennaio del 2018, ma come dicevamo prima sono un po' nato in questa azienda. All'inizio del 2000 ho lavorato in questa azienda in malattie infettive e anche poi in pronto soccorso, quindi è un'azienda che conoscevo, molti dei colleghi li ho ritrovati poi dopo diversi anni. Sono un casertano, quindi diciamo è stato anche un piacere ritornare a lavorare per la propria città. Mi trovo bene, mi sono trovato assolutamente bene, conoscevo appunto l'ambiente, è stato quindi facile integrarmi, e grazie soprattutto ovviamente all'aiuto e all'accoglienza da parte dei colleghi, sia medici che infermieri. Si diceva che è un reparto grande né complesso. Noi abbiamo 16 posti letto in regime di ricovero ordinario, più The Hospital, IPAC e poi molto ambulatorio e molta attività in consulenza per gli altri reparti. Quindi è un reparto che per tipologia è molto aperto sul territorio, ovviamente molto aperto poi in tutto l'ospedale. Ecco, da casertano sente una soddisfazione in più nello stare a Caserta, anche perché spesso si parla che tantissime professionalità vanno fuori persino all'estero, quindi da casertano stare a Caserta in un'azienda comunque importante come quella dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano è una soddisfazione in più. Assolutamente, sì. Diciamo, io ho sempre, tranne quella parentesi degli anni 2000, ho sempre lavorato a Napoli e poi altre piccole esperienze fuori, ma quindi è stato un piacere ritornare alla propria città, perché diciamo così, la soddisfazione di cercare di fare qualcosa per il bene della nostra città. La nostra città che è famosa per tante cose spesso negative. Noi dobbiamo però, ognuno nel proprio piccolo, rimboccarsi le mani e cercare di lavorare però nella propria città. Posso dire che ho cercato di lavorare anche da fuori, da quando stavo a Napoli, però ovviamente è più facile quando ci si sporca le mani stando sul campo. Quindi sì, assolutamente una buona soddisfazione, proprio perché dico sempre alle mie figlie, noi siamo sempre cittadini del mondo e dobbiamo avere lo spirito di essere cittadini del mondo, quindi dell'Italia intera, dell'Europa e poi del mondo globale. Però poi dobbiamo anche lavorare per la nostra terra. C'è bisogno di uscire, di partire per crescere, per migliorare, ma quando è possibile è giusto ritornare e migliorare la propria terra. È
verissimo, concordo appieno. Spieghiamo un po' anche ai telespettatori cosa si intende per malattie infettive e tropicali. Sì, malattie infettive è una varietà di patologie molto differenti tra di loro che hanno un unico comune denominatore. Sono dovute a un germe, a un agente microbiologico che può essere un virus, può essere un batterio, può essere un fungo, noi diciamo micete, un protozoo o un'elminta. Quindi l'unico elemento in comune di tutte queste malattie è un microorganismo. Questo microrganismo viene acquisito o dall'ambiente esterno oppure sono microrganismi che noi abbiamo nel nostro organismo, pensiamo ai batteri intestinali, i batteri cutanei, che per una serie diversa di motivi superano diciamo, i limiti di dove dovrebbero essere presenti e determinano appunto una patologia. Questo che cosa significa? Significa che andiamo a gestire patologie molto diverse l'una dall'altra, se andiamo dalle epatiti alle endocarditi, che sono le infezioni del cuore, alle infezioni ossee, alle polmoniti, le infezioni cutanee, alla tubercolosi, a infezioni sistemiche come le sepsi, quindi le infezioni tecnicamente più gravi, le infezioni virali come l'infezione da HIV, oppure le infezioni tropicali. Le infezioni tropicali sono quelle, pensiamo alla malaria, pensiamo alla leishmaniosi, pensiamo la schistosomiasi, che sono infezioni che sono localizzate per caratteristiche climatiche in cui il germe diciamo, ha un vantaggio in aree geografiche ben definite, che però per diciamo, i viaggi intercontinentali, poco per l'immigrazione, soprattutto per l'enorme diciamo, facilità di diffusione fortunatamente dei viaggi. 15 giorni fa abbiamo gestito un soggetto che era venuto in Italia per una collaborazione tra Ministero nostro degli Interni e Ministero degli Interni del Kenya, quindi stiamo parlando di lavoro, cioè vi era questo stage che doveva essere fatto a Napoli, la signora è venuta con malaria e quindi gestita da noi in 3 giorni, diciamo così, risolto il problema. È tornata a casa. Quindi la varietà di malattie è estremamente differente. Molte delle malattie sono infezioni acute, quindi arrivano da noi spesso tramite pronto soccorso, tramite l'ambulatorio, dobbiamo identificare il germe, fare terapie specifiche e quindi di arrivare a una risoluzione. Altre invece sono patologie croniche, penso alle epatiti virali croniche, penso all'HIV, alle osteomeliti croniche, in cui invece la gestione non è soltanto di ricovero in regime ordinario, ma spesso ambulatoriale o di gestione cronica. Ecco, per esempio per le malattie tropicali c'è ancora la vecchia prassi del blocco di vaccinazioni quando bisogna effettuare un viaggio appunto tropicale, un viaggio importante. Allora, assolutamente è giusto quando si va in aree tropicali o subtropicali fare una valutazione sul rischio infettivologico. Questo noi ovviamente siamo aperti come ambulatorio, più semplicemente è possibile collegarsi al sito del Ministero della Salute, vi è una sottosezione Viaggiare Sicuri in cui in collaborazione Ministero della Salute, Ministero degli Interni si va a valutare se il rischio di natura diciamo terroristica, rischio diciamo così di sicurezza non sanitaria del viaggio, ma soprattutto poi di sicurezza del viaggio. Quindi a seconda di alcune aree è necessario conoscere quali sono le infezioni presenti e se è necessario delle vaccinazioni o delle norme comportamentali. In linea generale tutta l'Africa subsahariana è a rischio di malaria. Per la malaria non abbiamo, ahimè, la malaria è una delle infezioni, diciamo in termini numerici, dopo tubercolosi HIV, la patologia più comune, che determina il maggior numero di casi e anche il maggior numero di morti. È una patologia legata alla puntura di una zanzara particolare che si chiama Anopheles, non è presente in Italia, per questo non è possibile la diffusione della malaria in Italia, e quindi norme
comportamentali, repellenti cutanei, abiti lunghi, evitare di uscire in zone diciamo, dove le zanzare sono più frequenti, quindi vicino a circoli d'acqua, di acqua dolce, oppure zone malfamate dopo il tramonto o prima dell'alba. Quelle sono le ore in cui le zanzare pungono di più. Nella maggior parte dei casi però in aree laddove il rischio è molto elevato vi è l'indicazione alla profilassi. Si fa una terapia per tutto il periodo, qualche giorno prima di partire, per tutto il periodo di permanenza, con una compressa che evita appunto che una volta io abbia acquisito la malaria si possa presentare clinicamente. Comunque qualunque dubbio, certamente rivolgersi a noi o rivolgersi al portale del Ministero è buona cosa, in modo tale da evitare diciamo, di ricordarsi le vacanze non per cose positive ma per cose negative. Assolutamente, infatti sono informazioni importantissime, soprattutto in questo periodo dell'anno dove le vacanze sono più frequenti, quindi è importantissimo ricordarlo sempre. È importante lo stile di vita, sia ovviamente nel bambino ma anche nell'adulto, per contrastare le malattie infettive? Assolutamente, diciamo, lo stile di vita aiuta in tante diverse diciamo, patologie. Pensiamo allo stile di vita, alimentazione ed oncologia, alimentazione, sedentarietà e patologia cardiovascolare. Per quanto ci riguarda, diciamo, noi abbiamo la conoscenza, è certamente il primo meccanismo di prevenzione di una patologia infettiva. Se io so che, faccio l'esempio, mangiare frutti di mare crudi mi espone a un'infezione, può espormi a un'infezione da salmonella o epatite A, eviterò di mangiare frutti di mare crudi. O più banalmente mi stimolerà a fare una vaccinazione. Le vaccinazioni sono il cardine diciamo, di prevenzione di tutte le malattie infettive. Bisogna stimolare le vaccinazioni sono sicure, permettono diciamo, di evitare un'enorme quantità di problematiche. Diciamo, dicevamo che io sono in ospedale dal 1 gennaio 2018 ed ero stato 15 anni prima. Una cosa enorme di differenza è che in passato non mancava una settimana senza una meningite. Oggi, dal 1 gennaio 2018 ad oggi, non ne abbiamo avuto più di 10-12, e questo è certamente grazie alle vaccinazioni. I bambini si vaccinano per lo pneumococco, venivano già vaccinati per l'emofilus, c'è la vaccinazione per il meningococco, e ciò significa che noi clinici finalmente vediamo meno di queste casi drammatici, quali appunto la meningite. La vaccinazione, quindi, come stile di vita, come consapevolezza di prevenzione, è l'elemento più importante. Poi abbiamo stili di vita aspecifici. Abbiamo parlato di HIV. Oggi l'HIV si trasmette esclusivamente per via sessuale. Quindi l'attività sessuale a rischio, quindi con persone poco conosciute, senza l'utilizzo del preservativo, permette oggi la diffusione dell'oltre il 90% di tutte le nuove infezioni da HIV che noi abbiamo. In Campania ogni anno abbiamo tra i 250 e 300 nuovi casi, che si vanno ad accumulare ai casi degli anni precedenti, perché abbiamo dei farmaci che permettono il controllo dell'infezione, non la guarigione, ma il controllo dell'infezione, in modo tale che i nostri soggetti con infezione da HIV non progrediscono verso l'AIDS, quindi hanno una vita assolutamente normale in termini di prognosi e di qualità della vita, ma che comunque non guariscono. Ora, dei 300 nuovi casi ogni anno che abbiamo, 2000 in Italia ogni anno che abbiamo, sono al 90-95% dei casi a trasmissione sessuale, perché appunto non vi è consapevolezza nella popolazione che è un virus comunque presente, è un virus che si trasmette per via sessuale. Quindi conoscere questa cosa, conoscere questa infezione, utilizzare il preservativo e scegliere bene il proprio partner sessuale è un meccanismo, uno stile di vita che ci permette di evitare questa infezione. Ecco, mi diceva prima, sempre a microfoni spenti, dell'HIV, che c'è un'incidenza alta comunque di pazienti anche
molto giovani ed è importante la prevenzione, l'informazione, vi muovete molto anche in questo senso? Assolutamente, diciamo questo come dati sia italiani che regionali, la maggiore incidenza, la più alta incidenza di nuovi casi di infezione HIV è tra i 25 e i 35 anni. È un'infezione cronica, significa che se oggi diciamo, acquisisco l'infezione HIV, io posso fare la diagnosi senza aver fatto terapie, quindi senza averlo contrastato, la posso fare anche, sì, fra un mese, due mesi, ma spesso anche fra due anni, cinque anni, dieci anni. Questo che cosa significa? Che se io faccio una diagnosi in un 25enne è probabile che l'infezione sia stata contratta a 18 anni se non prima. Per evitare tutto questo, come malattie infettive, come azienda ospedaliera, nell'ultimo anno personalmente, soprattutto grazie poi alla collaborazione di altri colleghi del reparto, abbiamo fatto degli incontri, diversi incontri con diverse scuole superiori. Ricordo, ovviamente dimenticherò qualcuno, liceo classico Pietro Giannone, il Manzoni, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. Abbiamo fatto veramente un lavoraccio però ci ha entusiasmato. Incontravamo ragazzi tra i 14 e i 16 anni per spiegare questo, per spiegare che esiste l'HIV, e con un enorme diciamo, riscontro nei ragazzi stessi. Erano incontri, dicevo, dovevano durare un'ora, un'ora e mezzo, non duravano mai meno di due ore e mezzo. Continuavano ad arrivare domande proprio perché si capiva che il ragazzo aveva bisogno di conoscere, di avere notizie su questo argomento e su tutte le malattie sessualmente trasmesse in generale. Con l'era di internet sembra che nessuno possa, diciamo, rimanere ignoranti, però il problema è che internet è un grandissimo strumento che va però saputo gestire. Crea molto caos e quindi crea il fenomeno dell'onnipotenza, per cui spesso nel ragazzo non abbiamo la coscienza del problema. La maggior parte delle infezioni oggi di HIV si acquisiscono tra i 16 e i 24 anni. Si va in discoteca, si va in locale, si conosce una ragazza, si conosce un ragazzo, si pensa appunto diciamo, di trascorrere delle ore piacevoli, ma senza utilizzo del preservativo, senza utilizzare la testa, rischiamo poi di acquisire un'infezione che oggi non ci fa paura, ma che comunque è sempre meglio evitarla rispetto ad acquisirla. Assolutamente, poi tra i giovani vedo ancora spesso molta reticenza, molta disinformazione, nel senso che soprattutto con le malattie infettive come anche l'HIV, l'epatite, la tubercolosi, dice no, sono malattie del passato, invece sono malattie realissime. Assolutamente, abbiamo parlato dell'HIV, la nostra terra, la provincia di Caserta, è secondo i dati Istat l'area geografica a più alta incidenza di epatite B ed epatite C. Oggi siamo in piena rivoluzione terapeutica per quanto riguarda l'epatite C, quindi approfitto di questo strumento per ricordare a tutta la popolazione che da qualche anno sono a disposizione della scienza dei farmaci ad altissima efficacia. Per l'HIV abbiamo dei farmaci molto efficaci che controllano l'infezione ma non permettono la guarigione. Per l'epatite C, con terapie che non durano oltre i 2-3 mesi, quindi con 8-12 settimane, noi arriviamo alla guarigione. Guarigione significa assenza per tutta la vita poi dell'infezione in oltre il 98% dei casi. Io dico sempre all'università che in medicina non esiste mai il 100%. Per l'epatite C ci avviciniamo, 98%. Avere una terapia che permette la guarigione del 98% è una rivoluzione. Una terapia efficace ma soprattutto sicura, non ha effetti collaterali. E anche in questo caso non esiste il 100%, ci sarà l'effetto collaterale, ma è paragonabile a quello della tachipirina, è paragonabile a quello di un normale farmaco da banco. Quindi invito tutta la popolazione a rendersi, diciamo, a essere consapevole di questa grande rivoluzione. E quindi se abbiamo un comportamento, un fattore di rischio, laddove per fattore di rischio noi intendiamo avere avuto una trasfusione prima degli anni 90, un intervento chirurgico prima degli anni 90, essere stato tossicodipendente, avere avuto un'attività sessuale con più di 5-6 partner senza il preservativo, avere avuto un parente
con l'epatite C, è giusto fare il test senza paura, perché se identifichiamo i soggetti positivi noi possiamo fare questo trattamento. Spesso i soggetti rimangono a casa, sono noti, loro hanno consapevolezza di questa infezione o per paura o per ignoranza, ignorano che è cambiata la terapia, quindi invitiamo questi soggetti a venire in ospedale, c'è la gastroenterologia che fa lo stesso nostro lavoro, siamo noi, a microfoni spenti abbiamo detto che l'azienda ospedaliera di Caserta è terza in Campania come numero di pazienti trattati, come malattie infettive abbiamo trattato più di 1600 pazienti senza effetto laterale e con un tasso di guarigione del 98,5%. Anche per favorire il trattamento sono farmaci, un'altra idea del passato era l'alto costo di questi farmaci. Ieri ho fatto un incontro con dei medici di base e con dei medici di Essert. La prima cosa che ho chiesto è ma secondo voi questa terapia allo Stato quanto costa? Tutti 40, 50 mila euro, 60 mila euro. Oggi il costo di una terapia per l'epatite C è tra i 4 e i 5 mila euro. Finale, cioè con 2-3 mesi, 4-5 mila euro io porto la guarigione nel 98% dei casi. Quindi è una terapia anche a bassissimo costo, quindi non dobbiamo avere paura, questo dico soprattutto ai medici di medicina generale, non abbiate paura di spingere il paziente a fare la terapia, non abbiamo problemi di costi, anzi dobbiamo il costo del paziente che rimane positivo e che non portiamo a guarigione è decisa almeno 10 volte di più per lo Stato, per la società in termini economici e in termini sociali. Ecco, mi ha dato un assist importante perché è fondamentale anche il ruolo del medico di base proprio per istradare il paziente, anche se si dovesse accorgere di qualche anomalia. Assolutamente, la medicina territoriale è fondamentale. Noi siamo medicina ospedaliera, che deve fare eccellenza, che deve fare la parte che non può essere fatta sul territorio. Quindi il ruolo del territorio è fondamentale nella gestione e nell'inquadramento del paziente. Se ho un buon medicina territoriale arriverà a me il paziente che io devo concludere il suo diagnostico ma poi avviare al trattamento. Questo vale per l'epatite C ma vale in effetti per tutte le malattie. Se la medicina territoriale non fa il proprio lavoro o lo fa poco bene, arriverà in ospedale un numero di pazienti enorme che io dovrò poi screenare, gestire e quindi poi con scarsa o minore attenzione rispetto a pazienti invece che ne hanno più bisogno. Quindi la sanità moderna è una sanità a fisarmonica, una sanità in cui vi deve essere un'enorme cooperazione tra territorio, azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera. Tutti concorriamo verso l'unico obiettivo, che è l'obiettivo della salute della popolazione. Assolutamente, abbiamo parlato di HIV, abbiamo parlato di epatite C, parliamo un po' anche di tubercolosi. Sì, la tubercolosi è una malattia storica, una malattia nota su tutti i libri, non solo di medicina, tante persone famose nei secoli sono morte di tubercolosi. Oggi, o meglio negli ultimi decenni, è chiaro che l'utilizzo di due o quattro farmaci contemporaneamente permette la guarigione di questa infezione. Un'infezione cronica. La terapia non è una terapia semplice, è una terapia che dura almeno 6 mesi, in alcune forme può arrivare ad un anno e mezzo. Il numero di casi tubercolosi in Italia è certamente in riduzione. C'è un'enorme correlazione tra tubercolosi e povertà. Perché vi è un'enorme correlazione tra il micobatterio, che è il germe che determina la tubercolosi, e lo stato di salute del soggetto. Quindi il micobatterio in un paziente, in un soggetto ricco, in buono stato, difficilmente fa danni. Lo stesso micobatterio in un paziente povero che vive socialmente male fa molto più danno. Questo che cosa significa? Che il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, le condizioni economiche del nostro Stato hanno permesso, se si vedono i dati, si vede appunto una continua riduzione dell'incidenza per popolazione dei casi di tubercolosi. Ovviamente abbiamo una nuova povertà, ci sono diverse fasce di popolazione
che hanno una nuova povertà, abbiamo nuovi poveri, quali possono essere appunto anche i migranti, gli homeless, i soggetti che vivono con le tossicodipendenze, gli alcolisti. Questi sono i poveri del nostro secolo, in cui poi spesso possiamo avere questa infezione. Quindi un'infezione che certamente in termini numerici è in riduzione, ma comunque presente. Anche in questo caso il lavoro è importante, il lavoro di collaborazione tra di noi e la ASL. Faccio un esempio: quando facciamo diagnosi e poi gestiamo un paziente con tubercolosi, come da legge dello Stato facciamo la comunicazione alla ASL. La ASL viene da noi, parla con il soggetto e quindi cerca di risalire a tutti i suoi contatti, in modo tale da arrivare prima a tutti i contatti di nuovi, quindi prima di arrivare ai nuovi casi, prima della malattia. Questa collaborazione appunto tra ospedale e azienda sanitaria e territorio permette diciamo di ridurre almeno dell'80% i casi cosiddetti secondari. È una, diciamo, una malattia che comunque certamente fa paura, ma che oggi riusciamo a gestire bene, riusciamo a ben gestire sia in ambiente ospedaliero che poi in ambiente comunitario. Anche in questo caso la conoscenza è tutto. Spesso, diciamo, si parte con il terrore diciamo della patologia contagiosa. Molto nella nostra attività è quella proprio di parlare con i soggetti, con i parenti dei soggetti, per spiegare appunto quali sono le vie di trasmissione e quindi tamponare l'ansia, perché dico sempre che sono morti più di infarto per la paura di una malattia infettiva che per malattia infettiva vera e propria. È verissimo, e soprattutto mi piace il messaggio che sta ripetendo spesso, che ovviamente con le cure terapeutiche, con i grandi passi in avanti della medicina ovviamente attuale, tutti coloro che hanno avuto un trascorso anche con le malattie infettive possono avere una vita tranquilla, possono guarire. Quindi assolutamente, diciamo, la gestione nostra ospedaliera è quando vi è un'emergenza clinica o quando vi è un'emergenza di contagiosità. Stiamo parlando di tubercolosi, il paziente, la terapia dura appunto 6 mesi, ma non rimane 6 mesi in ospedale, si tratta di compresse semplici da acquisire, rimane in ospedale o se abbiamo un problema clinico o se il paziente è a rischio di trasmissione nei confronti di altre persone, quindi rimane da noi solo in questa fase. Al momento poi che noi diciamo il paziente rimane con la tubercolosi ma non è più contagioso, continuerà la sua terapia domiciliarmente, può riprendere la sua attività anche lavorativa, anche sociale, senza essere un pericolo né per se stesso né per gli altri. Ci sono dei protocolli nazionali, internazionali, convalidati da 40-50 anni, che quindi ci permettono di essere assolutamente, assolutamente sicuri. Ecco, la medicina, soprattutto nel suo campo, ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni, possiamo dire. Io ho iniziato, diciamo, ho chiesto la tesi in malattie infettive nel 93, nel 1993-94. Era l'epoca in cui per l'epatiti avevamo l'interferone. Quindi l'interferone era una terapia molto difficile, con molti effetti collaterali, e che quindi poteva essere fatta per pochi pazienti. Quindi, con una risposta non andava oltre il 30-40%. Cioè significava che quelli che non potevano fare la terapia o quelli che non rispondevano, che corrispondeva all'80-85% dei pazienti infetti, andava poi a cirrosi, epatocarcinoma e quindi a morte. E poi era l'epoca dell'HIV senza farmaci. Certo. Noi avevamo le associazioni pazienti che ci aiutavano nella gestione psicologica di questi pazienti. Fare a quel tempo una diagnosi di infezione da HIV significava morte nei successivi 5-10 anni a seconda dello stadio della malattia. Quindi con noi lavoravano psicologi, volontari, proprio per la gestione di questi pazienti. Se penso a questo, sembra che siamo passati 200 anni. È vero. I nostri pazienti HIV, diciamo,
qualche settimana fa è venuta una paziente, ci ha portato la torta e ci ha ricordato appunto che erano 30 anni che era seguita da noi. Lei è diventata nonna, fra poco andrà in pensione, si godrà la sua pensione ed è, diciamo, è contentissima. Se penso a tutti i pazienti morti in questi anni, seguiti con epatiti, con cirrosi e tutti quelli che adesso stiamo guarendo, è veramente una grande soddisfazione. Cioè io, diciamo, nella mia vita sono stato fortunato per mille motivi. Dal punto di vista professionale sono stato fortunato perché ho vissuto due grandi rivoluzioni, la svolta per la terapia dell'HIV e la svolta della terapia dell'epatite C. Quindi, diciamo, già questo posso essere contento di quello che ho, a cui ho assistito. E sicuramente poi in futuro vedrà tante altre cose, perché le rivoluzioni non finiscono mai ed è un grande bene così. Ultima domanda che faccio a tutti: cosa si auspica nei prossimi mesi per il suo reparto? Qual è il suo sogno nel cassetto? Quali sono le sue speranze? Diciamo, tanti sono i sogni ovviamente, l'uomo senza sogni non è nulla, quindi bisogna sempre pensare molto più alla grande. Chi ci conosce sa che, diciamo, la nostra, adesso il punto debole nostro è la parte strutturale, quindi questo è noto a tutti e si sta lavorando su questo, quindi si spera che a breve riusciremo a, diciamo così, lavorare in un ambiente anche più consono per gli operatori, ma soprattutto per i pazienti, e poi permettere a tanti giovani che, diciamo, io vengo dall'università, quindi ho la fortuna sempre di lavorare con i giovani, sia quindi come medici, sia come infermieri, diciamo che ho questa grande fortuna, perché comunque lavorare con i giovani significa rimanere in qualche maniera, almeno dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista anagrafico, nel giovane. Che questi giovani, dopo una crisi che, diciamo così, l'Italia, il mondo occidentale ha avuto, la nostra regione ha avuto, possano finalmente esprimersi, perché io credo, sono molto ottimista per il futuro. Le vecchie generazioni di medici e infermieri hanno fatto tanto, tantissimo, ma credo che quelle che verranno faranno lo stesso, se non di più, con un miglioramento deciso della qualità di assistenza e del miglioramento totale della sanità globale. E lo speriamo assolutamente. Grazie mille, noi siamo in chiusura al professor Nicola Coppola, grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti. La riaspettiamo presto qui negli studi di Teleprima, grazie come sempre anche ai nostri telespettatori con i quali siamo stati in compagnia. Vi do appuntamento sempre a lunedì prossimo alle 21.30 su Teleprima con una nuova puntata di Focus Sanità. Buona serata. Buonasera.